Ciao ragazzi, io sono Fablinker e oggi siamo qui su Ratchet & Clank Rift Apart. Allora, ho esplorato interamente il deserto e ci ho messo bene o male un'oretta scarsa. E quanto cazzo è grande. Tra l'altro non ho ancora trovato un bot d'oro. Me ne manca uno, però nel complesso l'ho esplorato per intero. Poi più avanti magari tornerò indietro per trovare quel bold che mi sono perso. Allora, eravamo arrivati fin qua l'ultima volta e a sto punto possiamo scegliere dove andare. A Il Blizzard marcio Prime, magico è dai, tutto vostro, andiamo Ratchet & qui, Clank. tanto è uguale, bene o male. Qualunque cosa scegliamo non cambia granché. Su Sargasso, hai detto di aver regalato a Ratchet il dimensionatore per aiutarlo a trovare i Lombax. Non pensavo di incontrarne uno o di trovare casa nostra. Beh, sì, possiamo chiamarla così. Eh sì, che funzionerebbe. No. No. Mi sa che il no era riferito a un'altra cosa, mi sa. Comunque, fighissimo. Questo mondo è veramente bello. Wow. Mi piace. Non ne sono certo. Ah sì, ho sbloccato anche diverse nuove armi. Questo vacuato antivacuità, che non dobbiamo ancora utilizzarlo. Lo scavatore non so se l'abbiamo già usato insieme, però ho veramente diverse cose. È Ma stato uno spasso. oddio! Ma c'è la gravità tipo. Cristallo si chiama Blizzard. Ma che cazzo. Dagli una martellata. È bellissima questa cosa. Blizzard accumula energia dalle fenditure dimensionali. Oh, un'altra dimensione. Tutto è cambiato, Questo è il tuo tutto. Blizzard? No, ma qui possiamo trovare del quarzo fasico intatto. Cerchiamo i minatori. Fauna locale eliminata. Isolamento avviato. Struttura isolata. Attività sismica, forse causata dal crollo delle barriere interdimensionali. Temevo che l'avresti detto. Danni alla struttura. Misure di sicurezza. Andiamo dall'altra parte. Resta in linea. Armi o munizioni? Ho capito. Cambio. Perché finisci contro di me, maledetto stupido universo? Niente lavoro, niente quarzo fasico e niente pianeta. Che altro vuoi, eh? La mia mente? Bene, prenditela! Se può servire, ho appena scoperto un'altra dimensione in cui Blizzard è ancora intatto, così... Ancora intatto? Come fai a... Ma certo! Il Blizzon! Se il pianeta non è ancora stato distrutto! Chi era quella? Sai di cosa stava parlando? Deve essere sopravvissuta qualunque cosa sia successa qui. Bella domanda. Ci serve un altro cristallo di Blizzard. No, ma che figo. Ne vogliamo parlare? Cioè, artisticamente è tanta roba. Aia. Andate. Come ci procuriamo il quarzo fasico? Dovremmo parlare con un minatore o un ingegnere nella dimensione intatta. Devo trovare. Dobbiamo sapere. Sta trasmettendo su tutte le frequenze.
Ci penseremo dopo aver recuperato. Siete pregati di lasciare la struttura. Ah, abbiamo fatto il giro, praticamente. Siamo chiusi dentro. Roccio orso trovato. Non so cosa sia. Ma serve a qualcosa questo roccio orso o è inutile? Vabbè. Comunque, vi volevo dire che ho trovato, grazie ai ball trovati e così via, questa cosa, GDR, che è un'opzione che fa in sì che il gioco diventi un po' GDR, cioè visualizzi i danni inflitti ai nemici in forma numerica. Io non l'ho messa perché voglio tenere fede al gioco base e non sto lì a mettere GDR, però per chi volesse è una cosa abbastanza interessante. Ok, andiamo al centro minerario. L'attività sismica ha distrutto il ponte. Ci toccherà fare il giro largo. Mi sa. Piattaforma mineraria, oltre la lava. Ora avrai da fare, lattina. Lattina. I tuffai di ardenti sono carini quando non cercano di sbranarti. Ovvero no. Allora, fissatore. Sto livellando anche tutte le armi a livello massimo. Ci vorrà un po' di tempo, però volevo farlo, anche perché è il modo migliore per giocarsi il gioco in maniera migliore, insomma, in maniera più approfondita, ecco. Nella mia dimensione, lo straniero. Non l'avevo mai visto sul blitter della mia dimensione. Ah! Ti ho visto. Perfetto. Come brilla. Ok, 7 su 25. Abbiamo sbloccato altre cose. Pacchetto aspetto astronave. Predefinito. Lasciamo tutto com'è, però più ball trovi, più puoi personalizzare il gioco. Questo al momento è quello che ho potuto comprendere. Bello. Aia. Fra, dove siamo? Fra, come fra? No. Fra, no, ti prego. Aiuto. Fa male al cuore, fra. Gli sgarri tamarri saranno anche tosti, ma mai tosti quanto noi. Giustamente. Ah sì, abbiamo fatto il giro lungo, visto? Abbiamo tagliato questa parte. Perché il ponte purtroppo era bloccato. Però, alla fine, va bene così. Ah, mo, ok.
Sto guardando, c'è qualcosa di nascosto, ma non ci sono abituata. Ci serve un modo per estrarre. Non mi sembra. Forse quella trivella gigante. Cerchiamo qualcuno e chiediamo indicazioni. Anche questo mi sembra un mondo abbastanza vasto. Ok. No, qui direi che non è il caso. Vabbè, sono un pirla, potevo anche andare di qua, ma va bene così. Scusate? Ah, questo è il centro minerario. Forse qualcuno può aiutarci a trovare la trivella. L'ufficio del capo ingegnere deve essere vicino. Sei un pozzo di conoscenza, eh? Certo. So che il minatore medio trascorre il 72% della sua vita sottoterra. Wow, davvero? No, ma ti annoieresti senza le mie curiosità. Sembrava un po' troppo, sinceramente. Questa gente sembra confusa quanto noi. Terremoti, isolamenti, fenditure interdimensionali. Posso capirli, ma quella trivella ci serve. Non perdiamo tempo. Potrebbe ripetersi quello che è successo a Blizzard nella mia dimensione. Ah, ecco. Primi terremoti, abbiamo pensato. Ok. C'è un bol d'oro, infatti. Che è là sopra. E qua c'è un cristallo. Perfetto. Allora, così, ok. Aiuto? Cercato di avvisarli, ma non mi ascolta mai nessuno. No! E vai. Meraviglioso. Ne abbiamo raccolti 2 su 3. Ne manca solamente uno. Abbiamo sbloccato anche pacchetto modalità di renderizzazione. Diciamo che forse sta mappa è un pochino più piccola, in effetti, ora che ci penso, Li stiamo trovando molto più facilmente rispetto all'altra mappa che sembrava infinita. Rispondi alla chiamata. Da quella parte potresti cercare la chef Tullio. Doveva tornare un'ora fa con gli ingredienti per la cucina. Forse è in pericolo. Certo, ci penso io. Grazie. I minatori hanno avuto una giornataccia, quindi vogliamo cucinare. Sto rilevando una trasmissione radio. Ma che cazzo? Ehi tu, con orecchie e pelliccia. Ma non sembrava un nemico. Ti piacerebbe dare un contributo per creare il piatto galattico del secolo? Non rispondere, è una domanda retorica. Vieni sul crinale di cristallo e cominciamo subito. La chef Tullio, presumo. Non sembra per me. Mi chiedo cosa le impedisca di tornare dai minatori. E uno fatto, c'è una sacca qua. Vediamo un attimo. Un attimo. Ma i robomastini stanno volando? Oh cazzo. Ma porca. No, vabbè.
troppo tardi, non riesco ad arrivarci. Perfetto. Una cosa fatta, una sacca dimensionale. Che ci dà? Il torace. Allora, il torace. Meraviglioso. Ma che cazzo? Anch'io volo ora però. Ah, no. Mi sa che non volo. Vabbè, ok, tanto già fatto. Che me frega? Cazzo. E uno fatto. E due. Questa caverna ci porterà dritti al crinale di cristallo. Ok. Oh, così cambia un po' la visione delle cose. Dobbiamo trovare la Lombax, il nome del nostro amato imperatore. Fermati immediatamente. Resistere al richiamo della cucina. Cerca dei rimbalzatori in giro, ti aiuteranno a salire. No, vabbè, fantastico, ho trovato l'ultimo bolt. 3 su 3. Mi manca solo quello del deserto. Gli mortacci del deserto, comunque. E stavolta cosa mi ha sbloccato? Un pacchetto musiche. Ok, questa è andata. C'è qualcos'altro? No? Aspetta. Ce l'ho fatta? Trovata? Io sono Chef Tullio e come tutti i grandi artisti creo bellezza solo quando soffro. Bello. Ok. Per realizzare il mio massimo capolavoro devo riuscire a estrarre il più pregiato miele sirangiano con questo aspirasucchia. Ma la procedura richiede la massima attenzione, per cui ho bisogno di qualcuno che mi difenda da chi non capisce l'arte. Se vuoi entrare nella storia enogastronomica, avvia la sequenza di estrazione con quel martello. Mi fa abbastanza ridere questa cosa, in effetti. Dunque, che piatto prepari? Non lo so ancora. Intanto volevo un attimo esplorare qua. Potrebbero esserci cose interessanti. Ah no, mi sa che dobbiamo per forza avviare. Aia. La macchina ha bisogno di tempo per scaldarsi.
pulsante su quel lato per attivare la trappola. Splendido! Non sopportavo il tanfo dei pesticidi, quindi ho pensato di tornare alle mie radici. Il barbecue! Eccoli, sul lato destro! Attiva la trappola a destra prima che distruggano l'aspirasucchia e la mia ispirazione! Ecco a cosa serviva. Le trappole proteggono l'aspirasucchia, ma hanno bisogno di tempo per disperdere il calore. Logico, no? Beh, sì, logico abbastanza. E questo è il mio preambolo, o per usare un termine culinario, l'antipasto. Ora è il momento del piatto principale. Proteggimi mentre cerco l'ispirazione più profonda. Cavolo, cavolo, cavolo. Grande, fatto. Sì, sento l'idea prendere forma. Sta un po' fuori di testa, leggermente. Lanciano glassato al miele. Ma quale drink abbinare? Che domande. Di altra ispirazione e di altro miele. Pensa a quei natori affamati, Rivet. Ne hanno bisogno. Non è proprio facile tutto, eh. Ma in realtà ce l'ho fatta. E muori. Magnifico. Non so come. Addirittura, beh sì, sicuramente sì. Ci toccherà soffrire. Bene. Un'ultima volta! Che l'ultima estrazione abbia inizio! È un po' così. Allora, si fa difficile. Quei visci di Bombay non devono toccare la spirasucchia. Il nostro capolavoro è quasi ultimato. Ah, cavolo. Chi manca? Porca. Eureka! Ok. Il dessert sarà una mousse capovolta di bestia dentuta al miele. Oh, buono.
Mi gusta un sacco, mi gusta un sacco. Tanta sofferenza. Ma ora la mia immaginazione si è risvegliata. Questo miele sarà una libidinosa delizia. Che sofferenza! Tu non hai fatto niente. Grazie mille dell'aiuto. Magari un giorno anche tu sarai ispirata e produrrai. Ah. Perfetto, uno di quelli. Grazie. Finalmente i minatori metteranno qualcosa sotto i denti. Comunque, mi ha dato questo. Blizzard Prime è un sito minerario di livello Rigongo da cui si estrae gran parte dei cristalli di Blazon della galassia. Presente nei condensatori ad alto voltaggio, questo materiale era utilizzato in computer, navi spaziali e strombazzatori. Oggi invece il raro minerale viene spedito in massa alla stazione di ricerca imperiale di Cordelion, dove viene impiegato in ogni genere di nefasto. Sotto ai denti. E adesso come torno da loro? Potrebbe essere. Quel sicur taxi farà al caso mio. Perfetto. Questo fatto. Cosa aveva raccolto? Allora, 1 su 1, 3 su 3, 1 su 2. Ce ne manca solamente uno, in realtà. Ci manca pochissimo. Ci manca veramente poco. Che succede? Allora, io andrei qua. A sto punto, dalla tipa. E salverei. Cioè, nel senso, finirei qua l'episodio per oggi. E poi dopo mi potenzio telecamere spente. E niente ragazzi, è tutto per il momento, noi ci becchiamo alla prossima con un nuovo episodio e ciao!